SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotec, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. L'Agenzia delle Entrate di Rimini chiede agli operatori balneari l'IMU sugli ombrelloni. Sono 500 i potenziali imprenditori interessati dal nuovo balzello che potrebbe far incassare allo Stato 5 milioni. Ci opporremo, replicano i bagnini. Prosegue la fiera Ecomondo, dove sono in corso in queste ore gli stati generali della Green Economy, che secondo i dati genera circa 660.000 posti di lavoro. Presente anche Edo Ronchi, che ricorda come ci vogliono 70 miliardi per mettere l'Italia al sicuro dal dissesto idrogeologico. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è intervenuto a Bologna all'inaugurazione di EIMA. Ancora una volta ha ribadito la necessità che si proceda alla costruzione delle grandi opere, invitando il governo a sostenerne l'avvio dei cantieri. La città di Cesena si avvia ad un lungo periodo di campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. Sulla rampa di lancio c'è Enzo Lattuca, già parlamentare e probabile candidato di centrosinistra. Sicurezza e famiglia, queste le parole chiave delle sue proposte. Polemiche al Vetriolo a Imola tra l'attuale prima cittadina Manuela San Giorgio e il suo predecessore Daniele Manca. La sindaca pentastellata lo accusa infatti di aver ricevuto compensi dal consorzio Konami pur non avendone diritto. Sono legittimi e ci ho pagato le tasse, questa è la replica dell'oggi senatore. Infine il calcio, dopo la sconfitta con l'Are Canatese, il Cesena attende l'esito degli esami al ginocchio di Giovanni Ricciardo, uscito malconcio dall'ultima partita. Abbiamo raggiunto al telefono il bomber bianco-nero per sapere quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla sua condizione. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. E voi tutti ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. L'apertura è dedicata questa sera a Rimini perché l'Agenzia delle Entrate pretende l'IMU sugli ombrelloni dagli operatori balneari. Si parla in totale di circa 5 milioni che potrebbero essere incassati dallo Stato, loro ovviamente non ci stanno. Ogni ombrellone vale come un immobile di 10 metri quadri adibito al commercio. Con questa convinzione l'Agenzia delle Entrate di Rimini ha inviato a una cinquantina di operatori balneari altrettante cartelle esattoriali chiedendo il versamento dell'IMU. Sull'ombra degli ombrelloni deve essere dunque applicata, secondo il fisco, la tassa sugli immobili come avviene già per le cabine e gli altri manufatti. A riportarlo è il Carlino, dove il presidente di Oasi Confartigianato Giorgio Mussoni afferma è una pretesa senza fondamento e annuncia ricorsi in ogni grado di giudizio. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la superficie attorno all'ombrellone è un'area commerciale che crea reddito per i concessionari e che quindi va accatastata come immobile. Per ogni ombra il fisco ha conteggiato un valore di 35 euro, un salasso per questi imprenditori perché le annualità contestate andrebbero dal 2012 al 2016. In media a ogni stabilimento è stato chiesto di corrispondere 2.500 euro per ognuna delle annualità contestate, pari a circa 15.000 euro totali. Considerato che nella riminese gli stabilimenti sono circa 500, la cifra totale che potrebbe essere incassata ammonterebbe a 5 milioni di euro. E ora una storia di cronaca a lieto fine, grazie alla prontezza della propria compagna e all'attivazione immediata della catena di soccorso, un paziente colto da ictus in treno è stato sottoposto in tempi rapidissimi alle cure del caso e ha avuto una ripresa totale e completa delle proprie facoltà. Si tratta di un 43enne che viaggiava in treno in direzione di Bologna quando poco prima della stazione di Rimini ha iniziato ad avere alcuni dei sintomi tipici dell'ictus, ovvero difficoltà a parlare e a muoversi, la bocca storta e un lato del corpo più debole. La compagna ha allertato il personale del treno ed è stato chiamato il 118, che ha inviato immediatamente un'ambulanza alla stazione di Rimini dove il treno si è fermato. Il paziente è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale infermi dove è stato sottoposto ad un veloce trattamento trombolitico prima di essere trasferito al Bufalini dove gli è
stata completamente riaperta l'arteria attraverso cateteri vascolari. Capi d'abbigliamento e accessori di lusso contraffatti nascosti nei bagagli. E quanto hanno scoperto l'aeroporto Marconi di Bologna, la dogana e la guardia di finanza, ben 800 i prodotti sequestrati. Capi firmati, accessori di lusso abilmente contraffatti e pronti a essere immessi sul mercato del falso sono arrivati all'aeroporto Marconi di Bologna, nascosti nei bagagli di passeggeri provenienti da Senegal, Turchia e Costa d'Avorio. Ma non sono sfuggiti ai controlli della dogana e della Guardia di Finanza, che in sinergia monitorano quotidianamente i flussi di persone e merci in transito grazie alla continua attenzione posta all'analisi dei profili di rischio. Sono 800 i prodotti delle più rinomate firme nazionali e internazionali sequestrati, abilmente contraffatti, fatti tanto da poter ingannare gli acquirenti sulla reale provenienza illecita, in violazione della normativa a tutela del diritto di proprietà intellettuale e delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti. Tutti i responsabili sono stati deferiti all'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Bologna. La manifestazione che si è svolta a Predappio il 28 ottobre 2018 è senza alcun dubbio apologia del fascismo. Con questa motivazione i partigiani dell'ANPI, guidati dal presidente nazionale Carla Nespolo, hanno presentato alla procura di Forlì una denuncia querela nei confronti di tutti coloro che vi hanno partecipato e nei confronti di Selene Ticchi D'Urso, militante ora sospesa di Forza Nuova, che in occasione della marcia nostalgica aveva indossato la maglietta con la scritta Shock Auschwitzland. L'ANPI giudica particolarmente grave un altro episodio, ovvero l'aver portato a celebrare Mussolini un ragazzino, evidentemente incoraggiato dalla madre, ad indossare la divisa dei Balilla. E prosegue a Rimini Ecomondo, dove sono in corso gli stati generali della Green Economy. Abbiamo intervistato l'ex ministro dell'Ambiente Edo Ronchi, che ci ha parlato delle misure proposte quest'anno per rendere più sostenibile lo sviluppo del paese. Per mettere in sicurezza il paese contro il dissesto idrogeologico, quanti miliardi di euro servirebbero? Ma lì la previsione è dei 70 miliardi decennali, quella è già stata fatta lo studio, però questo è stato fatto in assenza di un piano di adattamento applicato al cambiamento climatico. Bisognerebbe aggiornare queste stime realizzando un piano di adattamento non solo di linee guida, principi come che ci sono, ma di politiche e misure sulla gestione del territorio, perché è il cambiamento climatico la causa fondamentale di questo aggravamento degli eventi atmosferici estremi. Le Nazioni Unite dicono che siamo fra i 10 paesi più esposti al rischio di cambiamento climatico, dovremmo essere in testa a spingere verso misure incisive per contrastare il cambiamento climatico. Sono varie le proposte presentate, come raddoppiare le fonti rinnovabili, aumentare l'efficientamento energetico degli edifici, elevare il riciclo dei rifiuti agli standard europei. Insomma, questo pacchetto di misure comporta un investimento privato pubblico di circa 7 miliardi l'anno, ma ne genera 21 di investimento privato e quindi un effetto moltiplicatore molto importante, creando 440.000 unità di lavoro annue aggiuntive. Se si tiene conto anche dell'indotto, ne genera 660.000, veramente un grande potenziale sia economico che occupazionale che andrebbe pienamente attivato. A Bologna invece ha aperto i battenti questa mattina EIMA. C'era anche il presidente della regione Stefano Bonaccini, che non ha cavalcato la polemica sull'assenza del ministro Centinaio, però è stato ancora una volta netto sulle infrastrutture. Se il governo ci fa lavorare siamo la regione più produttiva d'Italia, se non partono le grandi opere non è un danno a me ma al paese. È la dimostrazione di come questa regione, se ci lasciano lavorare dal governo, può continuare a essere la prima regione per crescita come è stata in questi 4 anni e addirittura prima per export. Un fiore all'occhiello, dice il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, riferendosi a EIMA e senza rinunciare alla stoccata sul governo riguardo alle infrastrutture. Il governatore, che non cavalca la polemica sull'assenza del ministro delle politiche agricole Centinaio, ribadisce l'urgenza di partire con le grandi opere perché, dice, ci sono coperture, compatibilità ambientale, opportunità da non perdere. In una regione dagli esempi virtuosi come l'emergenza Borgo Panigale o la ricostruzione post terremoto. Credo che il ministro sia impegnato in Cina e io ho rispetto istituzionale, perché se non è qui sicuramente sarà a fare una cosa importante, quindi non mi accodo a nessuna polemica.
quello che dico è che purtroppo sento un po' l'assenza invece del governo su risposte ad esempio come quelle delle infrastrutture. Io ho detto già a rappresentanti del governo, glielo tornerò a ribadire, che se pensa di dare un danno all'Emilia Romagna perché governa Bonaccini, il danno non lo danno a me, il danno lo danno all'Italia, perché l'Emilia Romagna è in una posizione geografica dove se vuoi andare da nord a sud e da est a ovest, per l'Emilia Romagna sei praticamente costretto a passarci. L'incontro con Toninelli ha avuto un esito 2 settimane fa migliore di quello che avevamo avuto attraverso interviste sui giornali, ci ha chiesto qualche settimana in più per approfondire il progetto. Noi la concediamo volentieri, ma io mi aspetto e mi auguro che presto potremo procedere. Le stime di crescita che la Banca d'Italia ha rivisto al ribasso sono il campanello d'allarme. Il punto è quello, il governo fa stime di crescita all'1,5% del PIL. Se l'Emilia-Romagna viene data in crescita al ribasso a 1,3-1,4, come fa a crescere il paese più della media dell'Emilia-Romagna che è giudicata la prima per crescita? Io voglio contribuire a fare in modo che la previsione del governo venga raggiunta. Se tu blocchi gli investimenti sulle infrastrutture, che solo qui valgono più di 3 miliardi di euro, lei capisce che per contribuire alla crescita del PIL si fa molta fatica. Allora io dico, le cose che sono pronte, che hanno già i finanziamenti certi, sblocchiamole, facciamole partire e facciamo in modo che questo paese torni un po' a camminare. Riflettori internazionali intanto per la città di Cesena, che ha ospitato oggi il presidente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benitez. L'occasione è stata la 4ª edizione del forum italo-latinoamericano delle piccole e medie imprese, svoltosi a Cesena Fiera. La città ha visto arrivare dal Sud America 150 imprenditori, oltre a viceministri, alti funzionari, ambasciatori e autorità dei governi regionali e locali. Il forum è stato promosso dall'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Regione Emilia-Romagna, la Fiera di Cesena e Confartigianato Imprese. E restiamo a Cesena perché nella serata di ieri si è tenuto il secondo incontro di colui che con tutta probabilità sarà il candidato a sindaco per il centro-sinistra, Enzo Lattuca. Vediamo le sue proposte. Bisogna affrontare il tema della sicurezza costruendo un approccio diverso da quello della Lega. Non ha dubbi Enzo Lattuca, il candidato sindaco PD della città di Cesena, che in vista delle prossime amministrative ha ripreso il suo tour cittadino e non meno elettorale per incontrare i cittadini e dibattere con loro sulle tematiche più attuali, tra queste la sicurezza. Sono infatti numerose le spaccate, i furti e i danni di pubblici e privati registrati in città da gennaio scorso e uno dei rimedi potrebbe essere il controllo di vicinato, adottato in queste ore dalla vicina Cesenatico. Non vogliamo lasciare spazio a chi alimenta la paura, a chi confonde il tema della sicurezza con quello dell'immigrazione. Vogliamo affrontare un tema sentito dai cittadini cesenati, in particolar modo questa sera abbiamo affrontato la questione della sicurezza urbana e quindi della prevenzione e delle azioni che può mettere in campo l'amministrazione comunale per prevenire quelli che sono i reati che vanno a colpire le abitazioni, che vanno a colpire le persone. Penso appunto ai furti in abitazione per le case sparse nelle nostre frazioni, ancora una volta i furti nelle attività commerciali, nelle attività imprenditoriali del nostro territorio, o ancora le truffe agli anziani, quelle azioni che vengono poste in essere contro i soggetti deboli della nostra società. Ci vuole una risposta di comunità, da questa sera partiamo con alcune idee in tal proposito. A Imola invece c'è polemica tra la sindaca pentastellata Manuela San Giorgi e il suo predecessore Daniele Manca. Il tema sono quelli dei fondi che l'ex sindaco ha ricevuto, i compensi che l'ex sindaco ha ricevuto dal consorzio Konami. La spinosa vicenda della nuova gestione del consorzio Konami, considerato il tesoretto del territorio imolese non solo, si è infiammata ancora di più a seguito delle dichiarazioni della sindaca pentastellata di Imola, Manuela San Giorgi, che in un comunicato punta il dito contro i quasi 100.000 euro che l'ex sindaco PD della città, Daniele Manca, avrebbe percepito senza averne il diritto. Tutto ruota attorno il ruolo di presidente dell'assemblea dei soci Konami, carica attualmente ricoperta dalla San Giorgi, ma che dal 2011 al 2017 è stata di Manca. Nel documento inviato alla stampa si legge come, in base alle normative, questo ruolo possa essere legittimamente assunto dal sindaco, ma, percependo già l'emolumento per la carica di primo cittadino, non possa sommare un'ulteriore retribuzione per la carica di presidente dell'assemblea Konami. Non si fa aspettare la risposta dell'oggi senatore Manca, che all'ANSA replica affermando di aver percepito compensi in modo trasparente e di averci pagato le tasse. Inoltre si giustifica asserendo
ricordo che la decisione è stata presa dal consorzio e non da lui, rendendosi disponibile ad ogni verifica in merito. Da canto suo, la sindaca San Giorgi fa sapere che il suo intento e quello dell'amministrazione comunale di Imola sarà quello di sostenere tutte le azioni legali necessarie per recuperare interamente tale importo. Si è da poco conclusa la vendemmia 2018, un ottimo connubio tra qualità e quantità, è quanto sostiene il Consorzio Vini della Romagna. C'è da poco stata la vendemmia anche in Romagna, com'è andata quest'anno? Ma una vendemmia direi abbastanza buona, con anche punti di eccellenze molto elevate. Una vendemmia molto lunga, le prime uve si sono raccolte a partire dal 6 di agosto e siamo arrivati al 25 di ottobre, con tante varietà, secondo le condizioni climatiche. In generale direi bene, abbiamo, come dicevo, in alcune zone molto, molto meglio, in alcune zone una vendemmia normale, tra l'altro c'era abbondanza, quindi quando c'è abbondanza è difficile più avere delle punte elevatissime, però nel complesso una bella vendemmia, l'uva è arrivata sana al punto di maturazione e quindi avremo sicuramente un buon vendemmia 2018. Come è influito il tempo di quest'anno? Ma noi siamo stati fortunati rispetto ad altre zone. La pioggia ci ha aiutato in certi momenti rispetto al 2017, che avevamo avuto una grande scarsità di acqua. Ha alle volte contribuito anche a svilupparsi delle malattie, alcune muffe sulla pianta, ma che gli agricoltori sono stati in grado di controllare. Il clima del periodo della maturazione invece è stato molto, molto buono, alcune piogge ma che non hanno guastato l'uva, che è arrivata sana alla raccolta. Quantità o qualità, cosa dà più soddisfazione ai produttori? Ma dipende, la qualità ci vuole sempre, la quantità sicuramente fa tasca, fa introito, e quindi quest'anno forse è un connubio dei due aspetti. Parliamo ora di un progetto per promuovere il territorio che coinvolge gli studenti delle scuole primarie, è stato presentato a Bagno di Romagna. Bagno di Romagna scommette sui suoi sentieri naturalistici, in particolare il sentiero degli Gnomi, uno dei più visitati per la sua peculiarità, in quanto propone a grandi e soprattutto ai piccini casette di legno e scenari fantastici. Nasce così un concorso rivolto ai giovani delle scuole primarie, dal titolo Una fiaba per Gnomo Bagnolo. È un'azione questa di questo concorso che vale sia a incrementare la cultura di questo sentiero degli Gnomi nella sua curiosità che rappresenta, ma anche per promuovere tutto il nostro territorio. Il sentiero è parte al centro del borgo di Bagno di Romagna e quindi è anche un centro nevralgico attorno al quale si estendono tutte le eccellenze di questo comune. Chi è stato coinvolto e come è strutturato questo concorso? Il concorso è stato rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di 5 regioni, che sono il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche e l'Umbria, alle quali abbiamo chiesto di realizzare una fiaba, di inventare una fiaba per il nostro gnomo, che è appunto il gnomo Bagnolo. Come verranno utilizzati gli elaborati delle classi? Gli elaborati verranno vagliati da una giuria che sarà formata soprattutto da insegnanti in pensione e da scrittori che noi abbiamo nel nostro territorio, da giornalisti, e le 10 favole più belle verrà stampato un libro. Con la più bella avremo un'idea di realizzare un film, ma questo sarà il prossimo step, perché è condizionato dal fatto se troveremo dei fondi per poter fare questo film. Altre notizie ora con le nostre brevi. Forlì, marito, moglie e figlia sono stati segnalati per insolvenza fraudolenta. L'intervento della polizia è stato richiesto dall'addetta alla reception di un albergo nel quale i tre avevano soggiornato, e al momento di saldare i 1.300 euro del conto l'uomo ha risposto: mi dispiace, non ho soldi, farò un bonifico appena posso. Emilia Romagna. L'Assemblea Legislativa e l'assessore regionale alla Protezione Civile Paola Garzolo hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Danilo Zavatta, il tecnico della regione, rimasto vittima del crollo della diga nel Ravennate.
Cattolica, il Comune ha pubblicato un bando per il sostegno alle nuove imprese del commercio e dell'artigianato. Si tratta della possibilità di riconoscere fino a 1.000 euro a fondo perduto a gran parte delle imprese che hanno aperto i battenti nel corso del 2018. Emilia-Romagna. Un'indagine condotta dall'Ufficio Scolastico Regionale ha permesso di individuare 346 casi di eremiti sociali. Il fenomeno si verifica nei ragazzi tra i 13 e i 16 anni e i principali motivi del deficit sono riconducibili a depressione, attacchi di panico e ansia scolastica. La linea ora alla nostra redazione sportiva, oggi con Fulvio Zappatore. Grazie Ludovico, questa sera iniziamo parlando di calcio con il Cesena che ha atteso sabato a una nuova sfida di campionato contro l'Isernia ma che dovrà giocare senza il suo centravanti titolare Giovanni Ricciardo che è rimasto infortunato nella partita di domenica. Seguiamo allora quali sono gli ultimi aggiornamenti proprio sul bomber bianconero col primo servizio. Minuto 28 del primo tempo di Cesena Recanatese. Il difensore degli ospiti, il numero 4 Nodari, entra duro su Gianni Ricciardo che sulle prime si rialza ma ben presto si accorge che qualcosa non va. Il ginocchio comincia a fargli male sul serio e così dopo aver stretto i denti fino al 44esimo è costretto a uscire dal campo e guardare dalla panchina i compagni di squadra perdere per 1-0. Partita sfortunata quella di domenica per il Cesena, non solo per la prima sconfitta in casa ma anche per i problemi al ginocchio del centravanti bianconero che da solo vale quasi la metà dei gol fin qui segnati dalla squadra di Angelini. Negli ultimi giorni Ricciardo si è sottoposto a una serie di esami, radiografie e TAC che hanno escluso guai seri, un piccolo stop insomma che però arriva in un momento complicato. Il Cesena grazie alla sconfitta della capolista Matelica ha limitato i danni nell'ultima partita e ora deve affrontare un filotto di 3 incontri in una settimana, cosa che manda letteralmente in bestia la punta siciliana. Costretto a casa ad attendere gli esiti degli ultimi controlli. Ma al momento diciamo non c'è certezza sull'esito di questi due esami. Io mi sento leggermente meglio, però ancora mi fa male, ancora l'osso al tatto mi fa molto male. Naturalmente i tempi di recupero cambiano in base a che cos'è. Non sono lunghi, questo lo escludo perché comunque l'infortunio non è grave per fortuna. Però la cosa che comunque mi dà molto fastidio è che in questa settimana purtroppo abbiamo 3 partite e quindi pure se dovessero essere corti, nel senso pure se dovesse trattarsi di una settimana di giorni e rischiare di saltare queste 3 partite, questa cosa mi fa impazzire. L'unica cosa è questa. Parliamo adesso di motori, prosegue la guerra fredda fra i due piloti della Ducati, le persone mature parlano e lo fanno di persona, queste le parole che Andrea Dovizioso ha rivolto direttamente a Jorge Lorenzo a seguito della polemica scoppiata tra i due piloti durante il Gran Premio di Malesia. Lorenzo e Dovizioso oggi erano ospiti all'EICMA, il Salone del Moto in corso a Milano e nonostante la vicinanza hanno preferito continuare a mantenere le distanze. Sono stato molto sorpreso dalle sue dichiarazioni rilasciate dopo Sepang, ha detto Lorenzo sul suo ormai ex compagno di scuderia. Non abbiamo parlato e non so se avremo occasione di farlo nei prossimi giorni assieme agli altri dirigenti della Ducati. Torniamo a parlare di calcio, in particolare di Champions League. Bene, ieri le due italiane, Inter e Napoli, stasera tocca a Roma e Juventus. E proprio della Juventus, del campionato e di Coppa abbiamo parlato ieri sera nella trasmissione Doppio Passo. Sentiamo. Tonino, cosa ne pensi del campionato e questa Juventus? È davvero imbattibile? Beh, fino al momento sembra una squadra nettamente superiore alle altre. Tuttavia andrei piano rispetto a quanto sostengono tanti osservatori per i quali il campionato è già finito. Il campionato non è finito, la Juventus è la squadra più forte, ma tra le inseguitrici Inter e Napoli soprattutto dimostrano di avere i mezzi per poterla contrastare fino al termine. Incertezza che potrebbe esserci e tanta in Champions o no? Io credo che la Juventus quest'anno abbia molte chance per vincere la Champions League perché al di là del Manchester City vedo tutte le altre abbastanza in difficoltà, dal Bayern vabbè Manchester United ormai è l'ombra di se stesso, ma anche Real Madrid, vedremo poi stasera il Barcellona. Quindi credo che la Juventus quest'anno veramente possa veramente far male a tutte quante. Bisogna avere fortuna, bisogna avere i giocatori che stanno bene in vari momenti della stagione,
però hanno una classe immensa e anche senza Ronaldo vincono, quindi questa è una cosa in più. Bene, è tutto per questa sera, linea che torna a Ludovico Luongo. E noi andiamo avanti, ora vediamo insieme le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Tele Romagna da Andrea Raggini. Continua la pesante anomalia termica sul nostro territorio nazionale, ma soprattutto anche nella nostra regione, che vede temperature nettamente sopra la media. Per fare qualche esempio, le città di Rimini e Bologna dovrebbero vedere temperature minime intorno ai 7-8 gradi, mentre in questi ultimi giorni se ne registrano circa 14, mentre i valori massimi raggiungono i 21 gradi a Rimini contro 14 della media. Quindi siamo circa 6-7 gradi sopra la media del periodo, che sono tantissimi gradi. La situazione non cambierà nemmeno nella giornata di domani, che inizierà con schiarite sui settori centro-orientali, quindi soprattutto Bolognese, Ferrarese e Romagna, però al primo mattino potrebbero tornare le nebbie, soprattutto sulle basse pianure. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà sull'Emilia centrale, mentre sui settori occidentali di Piacentino, Parmense e Reggiano, soprattutto sull'Appennino, la nuvolosità sarà maggiore fin dal mattino, qui con qualche precipitazione nel corso del pomeriggio-sera. La ventilazione sarà ancora debole, con mare quasi calmo, temperature ancora una volta sopra la media del periodo, con valori minimi intorno ai 12-15 gradi, mentre i valori massimi saranno in lieve flessione ma ancora su valori molto miti e compresi tra 16 e più 20 gradi. Cambierà praticamente quasi nulla nei prossimi 2-3 giorni. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Prima di chiudere rivediamo i fatti principali di questo telegiornale della sera. L'Agenzia delle Entrate di Rimini chiede agli operatori balneari l'IMU sugli ombrelloni. Sono 500 i potenziali imprenditori interessati dal nuovo balzello, che potrebbe far incassare allo Stato 5 milioni. Ci opporremo, replicano i bagnini. Prosegue la fiera Ecomondo, dove sono in corso in queste ore gli stati generali della Green Economy, che secondo i dati genera circa 660.000 posti di lavoro. Presente anche Edo Ronchi, che ricorda come ci vogliono 70 miliardi per mettere l'Italia al sicuro dal dissesto idrogeologico. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è intervenuto a Bologna all'inaugurazione di EIMA. Ancora una volta ha ribadito la necessità che si proceda alla costruzione delle grandi opere, invitando il governo a sostenerne l'avvio dei cantieri. La città di Cesena si avvia ad un lungo periodo di campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. Sulla rampa di lancio c'è Enzo Lattuca, già parlamentare e probabile candidato di centrosinistra. Sicurezza e famiglia, queste le parole chiave delle sue proposte. Polemiche al Vetriolo a Imola tra l'attuale prima cittadina Manuela San Giorgio e il suo predecessore Daniele Manca. La sindaca pentastellata lo accusa infatti di aver ricevuto compensi dal consorzio Konami pur non avendone diritto. Sono legittimi e ci ho pagato le tasse, questa è la replica dell'oggi senatore. Infine il calcio: dopo la sconfitta con l'Are Canatese, il Cesena attende l'esito degli esami al ginocchio di Giovanni Ricciardo, uscito malconcio dall'ultima partita. Abbiamo raggiunto al telefono il bomber bianco-nero per sapere quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla sua condizione. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione però prosegue online sul nostro portale tr24.it oppure scaricando la nostra app gratuita digitando TR24 Teleromagna sul vostro store. A voi tutti una buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.